Presento questa mozione urgente che ha raccolto le firme di tutti i capigruppo. Di fatto nasce dallo sgomento per l'incidente che ha colpito un ragazzo adolescente travolto in bici da un tram. Ricostruendo la dinamica dell'incidente, scusate consiglieri se vi disturbo. Prego. Ricostruendo la dinamica dell'incidente, questo incidente di fatto è causato per il parcheggio in area vietata di un'auto che ha aperto la portiera deviando la traiettoria del ciclista che è finito nell'area delle rotaie, proprio nel momento in cui stava attraversando il tram. Ovviamente questo ci riporta a riconsiderare la visione in cui la città di Milano pone gli utenti deboli della strada. Come ci indica l'Osservatorio Utenze Deboli, l'OUD, Milano ha un numero di morti sulla strada tra due ruote e pedoni, quindi gli utenti deboli, maggiore a quello delle auto. E questo ovviamente è un dato che non ci fa onore. Serve subito un cambio di visione della città, deve essere a misura di pedone e di ciclista, sicuramente non a misura di auto o di SUV in molti casi. Giusto per citare, contattando gli amici della polizia locale, ci hanno avvisato che non hanno i mezzi per rimuovere i SUV, che per tutta l'area di Milano ci sono solo due ragni, quelli cosiddetti, e con queste attrezzature loro non possono rimuovere i SUV in doppia fila. Ed è per questo che la mozione di oggi nasce da... di visione della città, deve essere a misura di pedone.